Bella ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi praticamente voglio andare un attimino a discutere per quanto riguarda, anzi voglio utilizzare un termine divertente, voglio andare a disquisire di quelli che sono praticamente i set per quanto riguarda la battaglia, quindi la guerra, quindi il settaggio da guerra ragazzi, almeno come faccio io. Molti tutte le volte mi chiedono ma tu come forgi, tu cosa fai, tu cosa non fai e quindi ho pensato di fare un video. Allora, voglio dedicare appunto questo video soltanto ai settaggi da guerra. Allora, partiamo subito dal nostro laboratorio. Allora, intanto vi faccio capire un attimino. Allora, intanto utilizziamo un filtro, quindi aiutiamoci con un filtro in modo tale da subito capire quali sono i miglior pezzi e avere solo questi. Allora, faccio una premessa prima di iniziare, ovvero per chi mi conosce sanno che a me interessa soltanto quella che è la cavalleria, quindi praticamente in questo video parlerò solo della cavalleria, in quanto forse sono un po' più esperto di cavalleria, perché non facendo archi a me non mi interessa andare a vedere i bonus dei pezzi degli archi, quindi. Però voglio dire, il principio è applicabile sia a un esercito misto più sia su un altro tipo di esercito, chi magari punta sulla fanteria, chi sugli archi possono utilizzare sicuramente questo metodo. Allora, quindi andiamo praticamente ad utilizzare quelli che sono i filtri. Qua mi sono un attimino perso. Allora, come potete vedere già io ho messo cavalleria. In questo caso a me interessa l'attacco, quindi ho filtrato attacco, avrei potuto mettere anche difesa, cavalleria. Comunque, andiamo avanti. Allora, partiamo dal caschetto. Allora, ragazzi, voglio premettere questo, quindi voglio dire due parole. Allora, siccome noi non siamo ultra sciocconi come i cinesi, quindi io praticamente ho cercato di trovare un sistema per ottimizzare quello che è praticamente il mio set. Per rendervi l'idea voglio farvi un esempio pratico, no? Allora, immaginiamo che il miglior set, escluso chiaramente il campione, perché il campione sappiamo tutti che è il set top, diciamo, per quanto riguarda qualsiasi tipo di attacco, però chiaramente non possiamo permettercelo, quindi immaginiamo che il nostro set è un'immagine, cioè un'immaginazione. Allora, immaginiamo che, ragazzi, non mi prendete per il culo perché vi spacco le corna, questo è tutto registrato praticamente in diretta, quindi quello che dico, quindi mi impappino, è normale. Allora, tornando a noi, immaginiamo che il miglior set sia il Gargantua, no? Per ipotesi. Allora, se noi andassimo a forgiare praticamente tutto quello che è Gargantua, ragazzi, sapete cosa succede? Succede che se siete fortunati avrete tutto il set bianco e sareste ingolfati, ok? Poi perché non vi potete permettere, che ne so, 200.000 occhi per farvi capire. Quindi il miglior modo di, almeno quello che utilizzo io, per forgiare è quello di scegliere per ogni bestia il pezzo migliore, quindi andare a trovare qual è il miglior compromesso e quindi in conseguenza il mio sforzo possibile per quello che riguarda i pezzi da forgiare. Allora, per farvi l'esempio pratico, partendo diciamo dall'elmo, io vado a scegliere quello che è l'elmo puntura, quindi un pezzo base per quanto riguarda il set dell'ape. Per quanto riguarda il corpetto, io vado ad scegliere un buonissimo compromesso, quindi vado a vedere un po' quelli che sono i vari set, i vari pezzi. Allora, se prima per esempio ho scelto il caschetto dell'ape, non andrò sicuramente a scegliere un altro pezzo dell'ape, ok? Quindi questa è l'idea. Quindi praticamente vado a prendermi un pezzo del set del Trojan, che comunque ha dei ottimissimi, se non forse i migliori bonus per quanto riguarda la cavalleria. Andando avanti, la stessa cosa, ok? Quindi, che cosa faccio? Sicuramente non vado a prendermi un pezzo dell'ape e sicuramente non andrò a prendermi un pezzo del Trojan. Quindi, Gargantuia. Tra l'altro è un pezzo ottimissimo, quindi che cosa abbiamo fatto? Caschetto dell'ape, corpetto a Trojan e scarpe Gargantuia. Andiamo avanti. Arma primaria. Allora, arma primaria, come potete vedere, il rondello del corno, per quanto riguarda la cavalleria, è una delle armi più eccelse che possiamo ottenere. Allora, visto che però purtroppo abbiamo preso del Gargantuia la cintura,
se noi non ci vogliamo ingolfare, andiamo a scegliere un altro pezzo. Adesso io sto andando sull'artiglio. Allora, l'artiglio perdiamo purtroppo un buon 10% sulla cavalleria. Ok, va bene, è tutto, però comunque guadagniamo un 5% sulla difesa. E qua, visto che noi non buttiamo via niente, è un ottimissimo 15% sulla velocità di viaggio, che ragazzi è fantastica, soprattutto se si attacca solo con un esercito di cavalleria, ci si diverte veramente tanto ad avere un esercito molto veloce, veramente divertente. Allora, stesso discorso per quanto riguarda gli oggetti. Allora, molto probabilmente, adesso così alla veloce, magari abbiamo... No, scusate, questa è la secondaria. Mi sono un attimino perso. Allora, secondaria, stesso discorso, andrei a prendere il pugno del drago, ok? Sempre per non ingolfarmi per quanto riguarda i miei pezzi presi dai mostri. Per quanto riguarda appunto gli oggetti, se noi andassimo a scegliere per esempio tre tamburi, magari sono i migliori, no? Vediamo che magari le statistiche sono le più alte. È chiaro che se siamo fortunati avremo solo tre tamburi, quindi stesso discorso, farò un tamburo, andiamo a fare una collanina, anche se siamo maschi mettiamo una bella collanina, e poi ragazzi magari andiamo a fare un itride del drago, perché no? Vabbè, il bonus è abbastanza basso di questi oggetti. Vabbè, andiamo a fare un'idea del drago, ok. Diamo per sempre priorità quando forgiamo a quegli oggetti che ci danno più bonus a parità di oggetti spesi, in modo tale da ottimizzare quella che è diciamo, la nostra potenza di attacco. Allora, detto questo, voglio un attimino parlarvi per quanto riguarda le gemme, ok? Perché le gemme sono veramente importanti. Anche perché comunque la maggior parte della gente, soprattutto di noi italiani che tendiamo praticamente ad avere, a tenere le cose in casa come se ci dovessimo comprare la casa, quindi facciamo poi il mutuo, raccimoliamo, raccimoliamo e poi alla fine ci ritroviamo con le gemme in casa e non le usiamo. Allora, ragazzi, adesso vi faccio capire io come utilizzo le gemme. Prendiamo il nostro pezzo base. Praticamente il discorso è abbastanza complesso, io cerco di farlo più semplice possibile. Allora, partiamo per logica che se un pezzo è da cavalleria, noi non andremo mai a mettere un pezzo diverso da cavalleria, quindi sicuramente è stupido, no? Avere un bonus di archi se utilizziamo un pezzo puramente da cavalleria, ok? Quindi praticamente andiamo a inserire quelli che sono gli oggetti solo del pezzo di armatura che dà il bonus sostanzialmente. Allora, poi partiamo da una base. Allora, la mia base per me, allora, immaginiamo di avere praticamente i 6 oggetti base, no? Se non so neanche quanti sono, fatemi vedere quanti sono gli oggetti equipaggiati in tutto, perché adesso mi sfugge. Allora, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Quindi noi abbiamo 8 pezzi base equipaggiati, siamo d'accordo? Torniamo solo un attimo lì perché per me è anche più facile spiegare. Allora, immaginiamo che io ho i miei 8 pezzi, ok? I miei 8 set equipaggiati. Allora, per questi 8 set equipaggiati, allora io sono partito con una base verde, ok? Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che per tutti e 8 pezzi io praticamente ho inserito tutti i gioielli verdi inerenti alla specificità dell'oggetto stesso. Quindi praticamente io ho inserito 8 attacchi cavalleria verdi e 8 difesa cavalleria verdi per tutti i miei pezzi, ok? Questo che cosa vuol dire? Poi vi faccio capire esattamente come vado a potenziare questa roba. Allora, vuol dire che mettendo comunque 8 pezzi, diciamo che il bonus è praticamente alto, quindi inizio praticamente a sfruttare un 24% di attacco cavalleria, che non è poco, ragazzi, è tanto. Così come un 24% di difesa cavalleria, ok? È tanto. Allora, per quanto riguarda l'aggiornamento di questi pezzi, allora io utilizzo questo sistema. Quindi una volta messi praticamente gli 8 pezzi per tipo per ogni set, io sicuramente i pezzi che trovo, partiamo dal bianco, ok? Io trovo un gioiello attacco cavalleria bianco, ok? Ce l'ho nel mio inventario. Che cosa succede? Succede che man mano che trovo altri attacco cavalleria, questo attacco cavalleria mi diventerà blu. Siamo d'accordo?
Quindi dal momento in cui ho questo attacco cavalleria blu, semplicemente lo vado a, vado a rimuovere un pezzo verde dal mio, dai miei 8 set e andrò a sostituirlo questo verde con questo blu. Quindi in mano mi ritroverò un altro gioiello verde e andrò avanti così. Questo gioiello verde, man mano che trovo pezzi, diventerà blu, quindi parto sempre da una base già definita. E quando è blu lo andrò a sostituire con un altro gioiello verde di un altro pezzo del mio set. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che prima o poi dei miei 8 pezzi equipaggiati avrò tutti i pezzi blu. E così continua la sua storia. Ripartirò con un oggetto verde, perché in mano avrò sempre un oggetto che tolgo che sarà verde. Questo oggetto verde praticamente, a questo punto mi sarà diventato blu l'ultimo oggetto quando praticamente avevo fatto il giro. Quando mi diventerà viola, la stessa cosa, quindi vado a sostituire il blu con quello viola e prima o poi, magari tra, voglio dire, un anno, 2 anni, 50 anni, quello che sia, avrò praticamente ottenuto tutti i miei bellissimi oggetti fino a loro e li avrò utilizzati, perché tanto averli nell'inventario, aspettare che fanno la muffa, oppure che ne so, avere un unico gioiello d'oro e avere 8 pezzi di armatura praticamente senza pezzi non ha assolutamente senso. Allora ragazzi, mi fermo qua. Se il video vi è piaciuto, un like. Se ci fossero dubbi, commentate, io cercherò di rispondervi. E bella a tutti, alla prossima, ciao ragazzi.